E per il nostro approfondimento della domenica andiamo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove è stato presentato un volume dedicato a Tiziano Terzani, il mio fratellone Terzani, il titolo del volume che racconta l'amicizia, la storia dell'amicizia con il giornalista e scrittore, raccontata da Alberto De Maio. Il mio fratellone Tiziano Terzani, e questo è il titolo del libro di Alberto De Maio, presentato da Giuliano Amato, presidente della Scuola Superiore Sant'Anna, e da Franco Mosca, presidente dell'Associazione Ex Allievi, alla presenza di Angela Terzani e di Dino Satriano. Presidente, il suo ricordo di Tiziano Terzani? Ma io ne ho tanti di ricordi di Tiziano Terzani che vanno dagli anni dell'università sino agli ultimi anni della sua vita, perché abbiamo continuato a vederci ogni volta che lui veniva in Italia. È difficile parlarne, aveva una personalità assolutamente eccezionale e aveva soprattutto la capacità di catturare gli altri. Uno dei pochi fiorentini, potrebbe dire un toscano della costa, che univa la cattiveria ironica dei fiorentini ad una forte simpatia umana verso quelli che aveva davanti. Ed è questo che spiega buona parte del ricordo che si ha di lui. Nel settembre del 1957 a Pisa, Tiziano Terzani e Alberto De Maio si conoscono in Piazza dei Cavalieri, pochi giorni prima del concorso di ammissione alla scuola normale. Terzani aveva fatto un salto da Firenze, mentre De Maio era reduce da un lungo e faticoso viaggio dalla Calabria. È l'inizio fatale di un'amicizia straordinaria, unica, che si approfondirà durante gli studi al Collegio Medico Giuridico, poi confluito nella Scuola Superiore Sant'Anna, e si prolungherà dopo la laurea. Sollecitato dall'amico e giornalista Dino Satriano, Alberto De Maio per la prima volta racconta di quell'incontro e di quegli anni. Il libro consegna un ritratto del giovane Terzani, i suoi ideali, i suoi interessi, l'atmosfera della Pisa di quegli anni. Il suo ricordo personale di Tiziano Terzani. Tutto personale, non c'è altro ricordo se non quello personale. Dal momento in cui ho messo piede per la prima volta venendo dalla Calabria, lontanissima a quel tempo, ho messo piede a Pisa. Quindi tutto personale. Terzani è un mio gemello, io sono un suo gemello per tutta la vita, perché non è stato un periodo soltanto qui a Pisa nel periodo universitario. E poi con Terzani è nato un'amicizia singolare, unica, più che fratello, perché abbiamo vissuto proprio insieme il collegio e le nostre famiglie. Io ero un meridionale che aveva la famiglia lontana, soffriva anche sentimentalmente di questa lontananza. E con Terzani ho trovato un appoggio, considerato che lui era 1,86 m e io sono, come mi vedete, un tappo. Quindi tutto il ricordo che nel libro che abbiamo scritto con Dino Satriano, tutto il ricordo è un ricordo veritiero, ovviamente, ma che ancora oggi ci emoziona a 50 anni di distanza, perché è stato un intreccio e un incontro di sentimenti puri, veri, umanamente, insomma. Perché a un certo punto ha deciso di scrivere questo libro e di raccontare questa amicizia? Dopo 50 anni proprio ho sentito un bisogno intimo di dare una testimonianza di quel periodo di studi universitari nel collegio che tutti quelli che finora hanno scritto, di Terzani hanno scritto tantissimo, considerato il suo livello di internazionalità, non hanno potuto scrivere questo segmento della sua biografia perché era interno a questo collegio dove siete, dove siamo. Questo è proprio un bisogno psicologico e affettivo. E sono molto contento perché il risultato è quello che io mi aspettavo, ma è anche gradito o gradevole a chi lo ha letto e lo legge. Tante persone che sono anche fanatici alcune delle cose scritte a suo tempo da Terzani. Che cosa rimane oggi di Terzani? In Terzani rimangono molti insegnamenti, soprattutto su un
terreno che è un po' lontano da quello che hanno rappresentato le sue battaglie anche culturali. Rimane la spiritualità di Terzani, che è un risvolto degli ultimi anni della sua vita, ma che è il più promettente per i tempi che viviamo e per il modo come lui si è rapportato a questo problema universale anche oggi, che è la spiritualità, il rapporto con le altre culture, con le altre religioni. Lui che veniva è sempre rimasto fiorentino, italiano, diciamo, nella profondità della sua cultura giovanile e successiva. Questa è la ragione, secondo me. La presentazione del libro sugli anni giovanili di Tiziano Terzani arriva a pochi giorni dalla cerimonia di consegna dei diplomi conseguiti dagli allievi della Scuola Superiore Sant'Anna nello scorso anno accademico e dall'intitolazione a Tiziano Terzani del rinnovato collegio Ex Immacolatine posto in via San Lorenzo a Pisa. Questi due eventi sono previsti per mercoledì 9 maggio alla presenza del rettore della Scuola Superiore Sant'Anna, Maria Chiara Carrozza, e del presidente Giuliano Amato. Nei prossimi giorni la Scuola Sant'Anna presenterà altre iniziative legate a questa figura. Come mai questa scelta? Ma sa, è uno dei nostri ex allievi più prestigiosi e ha una storia personale e umana assai ragguardevole. Oggi è l'associazione Ex Allievi che lo ricorda in occasione di un libro di ex allievi su di lui. Fra qualche giorno un collegio della scuola verrà intitolato a lui perché il suo nome rimanga anche con i giovani che verranno.